Allora, grazie alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali per avermi invitato, ma grazie in particolare a Nicoletta Cardano e grazie a Fabrizio Ronconi, senza il cui aiuto non sarei riuscito a mettere insieme questa carrellata di immagini che vedrete. Per entrare subito in argomento, voglio chiarire che già nel 19 Marcel Proust, all'ombra delle jeunes filles en fleur, delle giovinette, delle giovani figlie in fiore, parlava di insipidi scenari, riferendosi all'allestimento privato nelle case di questi piccoli musei privati. Ecco, nel 1919 Proust parla di insipido scenario, ma questo insipido scenario di questa sorta di museo privato che tutti noi abbiamo a casa era determinato da una sorta di tentativo di rimuovere l'eccesso eclettico, la ridondanza degli oggetti che in genere turbano e impediscono la ricezione più pacata dell'opera. C'era già stato alla fine dell'Ottocento Adolf Loos, un grande architetto della triade viennese di fine secolo, in cui vengono messe in crisi tutte le totalità dei saperi e dei linguaggi, che aveva parlato di ornamento come delitto. Quindi probabilmente Marcel Proust faceva riferimento a questa sorta di continuità del museo positivista, naturalista, ottocentesco, fatto di boiserie, di zampe animalesche nei mobili, negli elementi d'arredo, e quindi tutto un coacervo di situazioni poco piacevoli e poco adatte alla comprensione dell'opera come oggetto di studio, non solo di contemplazione, ma anche come documento storico. Ma credo che sia il caso, anche se la mia relazione riguarderà gli allestimenti, appunto, in particolare dal dopoguerra ad oggi, fare un velocissimo excursus per farvi capire a come si arriva ai criteri di allestimento, a partire almeno dagli anni 30 in Italia, con una specificità e una centralità di cui poi dirò. Il museo, così per come lo concepiamo noi oggi, nasce probabilmente agli inizi del Cinquecento. C'è un'esperienza straordinaria di un signore privato, Paolo Giovio, siamo attorno al 1521, che a Como apre la casa agli ospiti attraverso una sorta di piccola pinacoteca, ma sulla scia della letteratura romana, delle vite degli uomini illustri, raccoglie ritratti e commissione ritratti. Siamo in pieno clima, diciamo, umanistico. C'è Cesare Baronio che fa, diciamo, da corrispondente a Roma e in parallelo struttura una propria galleria di ritratti che farà in qualche modo da momento di concentrazione e di derivazione anche per Cosimo dei Medici, per gli Uffizi, eccetera. Ma queste gallerie private dei ritratti hanno, io immagino, una loro genealogia dalla necessità di far riferimento a queste grandi personalità che hanno segnato la storia, dicevo prima, da Tito Livio in poi, da Svetonio, eccetera, ma soprattutto anche dalla ritrattistica. Penso al Re dei Gigli dei palazzi di Cnosso e Festo nell'antica Micene, penso poi alla rappresentazione delle grandi figure, delle grandi personalità, a quelle di Andrea del Castagno, al ritratto di Pippo Spano, quando, diciamo, si era soliti avere il monumento equestre dal Gattamelata, no, al Bartolomeo Colleoni nelle piazze pubbliche, e in casa, in spazi più reconditi, si voleva rappresentare la ubicità, la propria discendenza storica, la propria genealogia, attraverso questo modo di circondarsi di nomi illustri. Tutto questo discorso della ritrattistica è il cuore, diciamo, della nascita in fondo del collezionismo, sia pur concentrato su una tipologia precisa. A partire dal Seicento, con il fenomeno del collezionismo, pensate a Gonzaga, pensate ai Barberini a Roma, ai Panfili, fino più tardi ai Torlonia, il collezionismo diventa l'elemento centrale per costruire questi musei assolutamente privati, ma che, diciamo, in qualche modo guardano a una possibilità di resa pubblica proprio a partire dalle dispersioni di queste collezioni private. Pensate al rapporto tutto privato tra Caravaggio e il Cardinal del Monte, per esempio. Ecco, nasce sicuramente da un'empatia tra artista e collezionista. C'è Francis Haskett, che ha scritto sul mecenatismo e sul collezionismo delle cose straordinarie. Ecco, però, per rendere più leggera la genealogia di queste cose, va tenuto presente che è a partire
dalle dissoluzioni di queste grandi raccolte, pensate alla dissoluzione della raccolta dei Gonzaga a Mantova, che andrà a fondare la Gemälde Galerie di Dresda, ma pensate anche alla dispersione della collezione Sacchetti a Roma, che andrà a fondare gli stessi Musei Capitolini. Ecco, c'è tutto un riverbero di queste collezioni che mantengono però una propria centralità attorno all'opera d'arte, che in qualche modo tende a caratterizzarsi e a differenziarsi rispetto alla passione morbosa per i naturalia e i mirabilia, come avrebbe detto la compianta dal Gisalugli, a proposito di questo collezionismo invece sotteso a cercare le stranezze del mondo. Athanasius Kirchner al Collegio Romano raccoglie nel Seicento tutto lo scibile, tenta di raccogliere tutto lo scibile umano attraverso reperti che vanno da coccodrilli impagliati a sfere celesti, a mappamondi. Ecco, tutto un collezionismo che si disperde, si diluisce nel tentativo di comprensione del mondo. C'è invece il collezionismo legato all'opera d'arte che si concentra appunto su questo stretto rapporto tra committenti e diciamo artisti, che aveva avuto nell'umanesio momenti apicali. Pensate allo studiolo di Isabella d'Este a Mantova, pensate a Federico da Montefeltro, a Urbino, ma anche ai Medici a Palazzo Vecchio a Firenze. Ecco, quindi c'è questa sorta di continua oscillazione tra momento collezionistico strettamente correlato al rapporto stretto e vincolante tra artista e committente e la passione per i naturalia, per le cose, per le stranezze del mondo. È con l'Ottocento che il museo, a partire dalle esperienze del Museo Pio Clementino in Vaticano, dall'esperienza della Pinacoteca Capitolina con la dispersione appunto dei sacchetti, che si comincia a razionalizzare il senso del rapporto tra contenuto e contenitore, come si dice con termini un po' obsoleti, ma che funzionano sempre. Ecco, naturalmente c'è una tradizione, una sorta di coazione a ripetere nella costruzione di questi musei. Pensate che in Italia, da Valeri a Corrado Ricci, continueranno per tutto il ventennio fascista a strutturare musei con questa anima un po' da collezionistica retro, diciamo, con questa idea della collazione, della messa insieme di opere anche tra loro disomogenee, ma senza uno spirito critico. Non è un caso che nel 1934 ci sia a Madrid un grandissimo convegno sui musei effimeri, e non con questo termine, strutture effimere, strutture permanenti, dove l'invitato italiano è un signore, Ugo Ietti, che non è né un museologo né diciamo uno storico dell'arte in senso proprio, ma è un funzionario, un boiardo di Stato d'alto bordo, diciamo, che si presenta a questo convegno parlando proprio del rapporto tra dimensione effimera e dimensione permanente in questo convegno importantissimo del 1934. Ma non è un caso che lui parli di rapporto tra effimero e permanente. Siamo nel 1934, nel 1931 c'era appena stata la mostra sulla rivoluzione fascista che celebrava il decennale mussoliniano, ecco, e pochi anni dopo, nel 1937, ci farà la famosa e retorica mostra augustea, no? La Roma augustea, la Roma imperiale, quindi pensando sempre al museo come veicolo di comunicazione, ma soprattutto come veicolo di persuasione occulta. Ecco allora che anche gli allestimenti strettamente correlati, connaturati con il regime, e le grandi mostre, sia pure effimere come quella appunto dell'Augusteo del 1937, diventano occasioni di celebrazione. C'è un solo episodio in Italia che rompe questa attitudine e questa abitudine, è l'esperienza della Biennale, dico bene, della Biennale di Arti Decorative di Monza. Attenzione, perché l'Italia ha una propria specificità con queste tre strutture sorprendenti e abbastanza non comuni a livello internazionale: Biennale di Venezia, che nasce alla fine dell'Ottocento, Triennale di Milano, che nasce, come ho detto poc'anzi, come Biennale delle Arti Decorative negli anni Venti, si svolge per quattro edizioni nella Villa Reale di Monza, e dalla quinta edizione, che avrebbe dovuto essere la quinta Biennale di Monza di Arti Decorative, diventa la quinta Triennale di Milano, ospitata in un apposito palazzo progettato e realizzato da Giovanni Muzio nel 1933, dove si realizza appunto la quinta Triennale. E segnalo questa
quinta triennale assieme alla sesta triennale, perché diventa la triennale, allargando, ampliando lo spazio di attenzione non solo al design, all'architettura, ma anche all'esperienza internazionale, diventano luoghi, crogioli di elaborazione teorica, progettuale, che mette in crisi il dato, ogni dato esistente. Vale a dire, nasce la triennale con l'idea dell'azzardo della modernità, quindi molto distante dalle esperienze della quadriennale romana e molto più all'avanguardia della stessa biennale veneziana. In particolare si segnalano triennale del 36, curata da Persico e Pagano, la quinta era curata da Mario Sironi, da un artista, la seconda è curata da due architetti, Persico e Pagano, che tra le diverse mostre, vedremo alcune immagini di alcuni allestimenti, che tra le diverse mostre organizzano una mostra dedicata all'abitare senza architetti, vale a dire, per la prima volta scelgono un tema popolare, se non populista, e come dice Manfredo Tafuri, sarà quello a condizionare il secondo dopoguerra italiano, questa sorta di vena populistica, per cui vari quartieri, dal Tiburtino Terzo al Tuscolano, saranno segnati da questa caduta, diciamo, come si diceva su Casabella Continuità, nel paese dei balocchi, col mito del campiello, della stradicciuola, dello strapaese. Ecco, questa caduta neorealista, nel populismo neorealista, in fondo trova una propria partenza nella stessa triennale, quella di Persico e Pagano, dedicata, tra gli altri aspetti, alla ricognizione sull'abitare senza architetti, vale a dire sulle case costruite dai contadini in Lucania, nel Veneto, cioè una ricognizione a tutto campo, su tutto il territorio nazionale, di questa esperienza, un po' in questo riprendendo una grandissima occasione che c'era stata nell'America della Depressione, parlo dal 29 alla metà degli anni 30, in cui la Farm Security Administration organizzava questa ricognizione delle case senza architetti, queste farm riprese da fotografi, da giganti della fotografia come Walker Evans, come Diana Arbus, come Stiglitz, i grandi fotografi che hanno fatto grande la fotografia nel mondo, cioè si mettono a fotografare queste case senza architetti. Siamo tra il 29 e il 33 in particolare. Ecco, nel 36 la stessa operazione, sia pur in chiave più localistica, viene realizzata da Pagano e con Persico per la stessa triennale, e cominciano gli allestimenti in cui, diciamo, si scopre la novità. La novità, perché naturalmente, invece che seguire, diciamo, i dettami piacentiniani dell'architettura di regime, si cerca, attraverso la collaborazione tra architetti e designer, che per la prima volta cominciano a lavorare in equipe, guardando anche al mondo dell'esperienza grafica, come il gruppo Nizzoli, e elaborano esperienze straordinarie. In questo caso, 34, Franco Albini, Mostra Italiana dell'Aeronautica. Persico, Mostra Italiana dell'Aeronautica, con la Sala delle Medaglie d'Oro. Va tenuto presente che l'attenzione di questi personaggi è sempre in qualche modo attenta alla rilettura della storia. Il rapporto col passato, con la tradizione, diciamo, sia pure in maniera sorprendente, perché è molto difficile qua sentire dove sta il rapporto con la tradizione e con la storia, è filtrato attraverso l'azzardo del nuovo, ma un azzardo del nuovo che pensa di guardare in fondo alla trasparenza dell'architettura, all'architettura pensata come diaframma, come faceva Palladio nel 570, grosso modo, quando, realizzando il progetto per il Redentore o per San Giorgio Maggiore, in qualche modo dietro il presbiterio apriva diciamo l'ampio spazio del coro, filtrando il passaggio tra il presbiterio e il coro con colonne diaframmate, vale a dire con questa idea della trasparenza, della possibilità dello spazio di andare oltre se stesso, con questa possibilità di vedere un altrove. Ecco, è l'idea palladiana del ricorso alle strutture che si pongono come elemento di puro diaframma tra una spazialità di nuovo sottolineata ma non impedita, e quello che farà anche Terragni nella Casa del Fascio di Como del 33, attraverso questo ricorso al sistema trilitico nella realizzazione dell'opera, che permette questo continuo passaggio osmotico tra interno e esterno, tra dentro e fuori, con questa ambiguità continua, che è la stessa che ritroviamo nelle esperienze effimere del gruppo Nizzoli e con Persico. Avevo fatto precedere queste esperienze da quello che succede a livello internazionale. Il museo, diciamo,
moderno in assoluto nasce con Schinkel, con l'Altes Museum, che diciamo impostato attorno alla sala centrale a volta a cupola eccetera, dà in qualche modo il primo segnale di necessità funzionale e distributiva nella collocazione delle opere, si trattasse di sculture, si trattasse di quadri a parete. Il tema della funzionalità e della razionalità nasce ai primi dell'Ottocento con l'esperienza schinkeliana, per proseguire poi con questa idea Le Corbusieriana, con questo eccesso di modernità in cui l'idea del museo continuo dà conto di una voglia di mantenere l'oggetto architettonico di per sé sempre come un volume puro, secondo l'ottica del gioco sapiente dei volumi puri sotto la luce, ma di non incardinare, non chiudere in una fissità da solido platonico, come avrebbe fatto in altre occasioni, l'idea stessa del museo, ma di renderlo un museo aperto, sempre ampliabile, sempre con questa possibilità anche per Le Corbusier di andare oltre. E uno degli esempi più straordinari di questo rapporto diaframmato tra interno e esterno viene dall'esperienza di Van de Velde e del Kröller Müller in Olanda. Per tornare all'esperienza italiana, nel primo dopoguerra vi parlavo del ricorso a questi studi, diciamo, tra grafica e design, pensiamo a Boggeri, pensiamo a Albert Stein, a Hubert, cioè tutte personalità che contribuiscono a uscire dalle ristrettezze dell'accademismo anche dal punto di vista dell'impaginato, della pagina grafica, dell'editoria, dei volumi a stampa, degli stessi giornali, e non è un caso che Albert Stein sia poi l'autore della messa in pagina della rivista togliattiana di Rinascita, e quindi una sorta di coinvolgimento etico e sociale nei lavori di prima necessità, tra cui anche quello di rendere viva e che potesse arrivare immediatamente l'idea della comunicazione, oltre che l'impegno nel sociale appunto sulla ricostruzione, e siamo negli anni appunto del 45-47. Ma la vera prima chicca di architettura è questo spazio ipogeico di Albini con Franca Elg del Tesoro di San Lorenzo a Genova. È curioso che i primi tre importanti nuclei museali italiani, parliamo tra il 47 e il 56 grosso modo, sia legato a tre sculture. Genova nasce attorno a un frammento di scultura di Giovanni Pisano, il famoso frammento dell'Arringo di dantesca memoria di Margherita di Brabante. Castelvecchio a Verona nasce sul frammento di Can Grande della Scala, una scultura, e il Castello Sforzesco di Milano attorno al frammento della Pietà Rondanini. Ecco, è sorprendente, dicevo, perché c'è da una parte un tentativo di sottolineatura, come era già successo con Aur San Michele, siamo nel 400, con la scultura donatelliana dell'incredulità di Tommaso, che si sentisse la necessità di fare uscire prepotentemente, da quando si parlava di Homme d'Arcade, di l'uomo che aveva bisogno di una sorta di mandorla virginale per essere accolto, mentre Donatello dimostra che c'è bisogno di tutto l'en plein air per poter fruire delle opere a tutto tondo, davanti, dietro, con questa dimensione einsteinianamente per la fruizione della quarta dimensione. Ecco, quindi c'è questa attenzione a una spazialità attorno allo spazio coinvolto da queste figure scultoree. Naturalmente la memoria è ancora per le tombe a Tholos di memoria greca, nel Tesoro di San Lorenzo, ma c'è la riduzione alla estrema semplificazione degli elementi d'appoggio, degli elementi, dei materiali del luogo, la lavagna nera, così come nel restauro di Palazzo Bianco e più tardi nel restauro di Palazzo Rosso c'è il ricorso a pannelli mobili, elementi di grande leggerezza, di grande sobrietà, vale a dire viene tolto tutto quello che diventa dispersivo. I quadri vengono tolti, spogliati anche dalle proprie cornici per farli vivere nella pienezza del loro contenuto e non nella bellezza estenuante di come vengono presentati. Ecco qui a sinistra, alla vostra sinistra, vedete il frammento di Pisano della Margherita di Brabante. Oltretutto, la cosa straordinaria, cosa che non succede ormai se non raramente,
dietro questi grandi spazi pubblici, ricordiamoci che c'erano state le devastazioni belliche, Brera alla fine della Seconda Guerra Mondiale era quasi completamente distrutta, ecco, dietro queste grandi ricostruzioni, che non riguardavano solo le quattro città che ho citato, Venezia, le Gallerie dell'Accademia, appunto, Verona, Castelvecchio, Genova, Palazzo Bianco e Rosso, il Tesoro di San Lorenzo, e ne dimentico una, ma ci arriverò, Genova, Venezia, Milano e Verona, ecco le quattro città, ecco, dietro queste quattro diciamo luoghi, diciamo, della rinascita dell'idea di museo, sia nella parte effimera che nella parte permanente, ci sono anche quattro grandissimi funzionari. Penso a Vittorio Moschini, ma non perché Moschini, per le Gallerie dell'Accademia, che già nel 1946 Carlo Scarpa realizza in maniera poco, diciamo, poco studiata, nel senso che è un lavoro quasi diciamo, di forzata immediatezza, perché le gallerie non erano mal ridotte come invece era avvenuto per Brera a Milano. Ecco, per Brera a Milano c'è una doppia anima anche qua. Da una parte la Wittgenstein, che non è il filosofo ma la sovrintendente di allora statale, che voleva una sorta di continuità con l'idea della tradizione della magnificenza civile dell'alto borghese abitare lombardo, per cui chiede a Portaluppi di rifare, come è tutt'oggi, come si presenta ancora oggi, con questo indice di alta magnificenza civile, tutta Brera. In parallelo c'è Baroni, Concetto Baroni, che chiede e crede nella modernità e non è un caso chiede al gruppo BPR, Belgioioso, Banfi, Prestutti e Roger, Banfi era già scomparso, chiede a Belgioioso e Prestutti e Roger di contribuire, ecco, per cui c'è questa complicità tra funzionari altamente, così come la Marcenaro per Genova, sono personaggi funzionari che hanno costruito il senso del proprio operare. A Verona per Castelvecchio c'era il giovanissimo Licisco Magagnato, ecco, detti così sembrano nomi ormai desueti, invece sono dei giganti inarrivabili e incommensurabili. Pensate che nel 1953 esce un rapporto del Ministero, allora era della pubblica istruzione, non c'era ancora, è stata una cosa spadoliniana a metà degli anni 70, quella del Ministero dei Beni Culturali, ecco, allora il Ministero della Pubblica Istruzione redige una relazione in cui ci sono 150 musei che hanno bisogno di essere risanati, risistemati, ma non riconfigurati per farli un po' più moderni, ma perché si trattava di intervenire o su disastri bellici o su una riconfigurazione complessiva. Dalle condizioni climatiche alle condizioni dell'illuminotecnica. Sempre Carboni è il committente di Gardella in quest'opera di un azzardo estremo, qui la vedete nel rifacimento dopo le bombe mafiose degli anni 90 che hanno distrutto il PAC, il padiglione d'arte contemporanea, ma distrutto e rifatto com'era e dov'era nel progetto, secondo il progetto di Ignazio Gardella del 51-53. Ecco, vedete anche qui il tema della trasparenza, della leggerezza, il ricorso a materiali assolutamente neutri, assolutamente di grande sobrietà, proprio perché lo spazio museale non diventi un contenitore che in qualche modo cerca di sopraffare l'opera. Ecco, vi dicevo prima del ruolo della scultura, è la posizione di vertigine del Can Grande della Scala che permette di capire come l'idea scarpiana sia quella, da una parte, di proporre le opere sempre nella loro cruda realtà, cruda e nuda realtà, dall'altra di collocarle in una condizione spiazzante anche per far sentire, diciamo, l'impossibilità della ricucitura. Allora il Can Grande messo in aggetto, su una trave in aggetto di cemento armato, dà conto di questa impossibilità di ricostruire, se non attraverso un falso storico, i crolli del Castelvecchio, appunto, di Verona. Ecco, questo è l'allestimento di quegli anni del gruppo Banfi, del gruppo Belgioioso, Prestutti e Rogers. Anche qui il ricorso è ai materiali del luogo, la grande panca di legno, gli elementi, diciamo, che suadentemente costruiscono una sorta di enclave attorno alla Pietà Rondanini. Tenete presente
che la presenza della Pietà Rondanini è un po' un'anomalia, c'è una grossa diatriba sull'acquisizione di questo gruppo scultoreo straordinario. Ecco, e Carboni ne fa invece il centro della rimessa in circuito di tutte le sale espositive del Castello Sforzesco. L'attuale risistemazione del 2015 di Michele De Lucchi, dove si sente che viene riportata a valore la sostanza storica della sala, ma l'opera campeggia nella propria nudità, senza più quell'eco, quella consonanza con i materiali del luogo. Quindi un'operazione di assoluto azzeramento di ogni contestualizzazione, ma facendo in qualche modo confliggere la storicità dei frammenti sopravvissuti alle distruzioni con il frammento della stessa Pietà.